Ciao! Allora, intanto voglio un like solo per questa mia maglietta fighissima, cioè, ok, 30 rotti anni per qualcosa, va bene. Allora, video dei top del mese di giugno. Se sono mese di giugno perché c'è un vento che non facciamo commenti, comunque, video dei top del mese di giugno. E direi di partire subito col primo Primo top, sicuramente è questa crema dell'Yves Rocher, la Anti-Age Global. Crema giorno, crema fondamentale giorno. Allora, trovo che intanto hanno rifatto la formulazione, quindi è un pochino più corposa di quella precedente, ma comunque perfetta sempre per la mia pelle mista, quindi non è cambiato niente da questo punto di vista. Resta sempre un'ottima crema che va applicata sul viso di giorno, è bella fondente sul viso, bella idratante, ma assorbe super velocemente. Dopo ci si può tranquillamente truccare. Non l'ho provata con il caldo caldo, perché caldo caldo non c'è ancora, ma comunque penso che applicata meno quantità comunque sia non dia grossi problemi, ma vi farò sapere. Comunque per tutto l'anno con la mia pelle mista, questa è ottima. Secondo prodotto che a me non piace ma funziona è questo trattamento per capelli della Garnier. Si chiama Rigenera Forza Rinnovamento Capillare senza risciacquo. Allora, questo sì, è un campione perché me l'ha mandato la ditta e vedete che l'ho proprio finito. Allora, si tratta di un prodotto che va applicato come trattamento urto per contrastare la caduta dei capelli. Va applicato sui capelli asciutti o bagnati tutti i giorni per almeno un mese. Qui ci sono lateralmente, non so se si vede, ma comunque si sente, tutte le tacchette perché così è facile ogni giorno sapere quanta quantità applicarne. Si massaggia un poco ed è sui capelli bagnati o asciutti. Io l'ho applicato, sì, esatto, per più o meno 15 giorni, poi ci vorrebbero più confezioni per fare un mese intero e non ho questa costanza. Io ho detto vabbè, proviamolo. 10 giorni li ho fatti, 10-15 giorni, comunque un paio di settimane, diciamola così. E ho notato che effettivamente sulla spazzola c'erano meno capelli. Io non ne perdo tantissimi, soprattutto vabbè, nei cambi di stagione, ok, oppure comunque sulla spazzola non sto a tirarli molto molto, quindi non è che li vado a spezzare, ma ho notato che lavandoli ce n'erano comunque meno, quindi o è un caso, dubito, oppure sinceramente qualcosa funziona. Certo non è che vi ricrescano o che non cadano più, però qualcosina funziona sicuramente. Unica cosa che bisogna essere costanti, quindi loro dicono che i risultati si vedono dopo un mese di trattamento, un mese tutto i giorni applicato. Io questa costanza non ce l'ho, l'ho voluto provare, l'ho voluto finire, ve lo recensisco, però io preferisco i prodotti da applicare settimanalmente o bisettimanali, che comunque ve ne parlerò. Comunque lo promuovo perché funziona. Altro prodotto è questo scrub della Bottega Verde. Questo si chiama Uva Rossa di Palazzo Massaini. Gommage corpo con estratto di uva rossa e scrub di vinaccioli. Allora avevo due campioncini ed mi sono durate 4 settimane e vi dico perché. Allora, questa azione con la polvere di vinaccioli lo rende molto delicato e quindi per il corpo a me non è piaciuto per niente. Appena l'ho sentito un attimo la consistenza, ho detto no, questo per il corpo non va. Però invece per il viso è perfetto, considerate che io ho una pelle mista, però abbastanza sensibile. E ho trovato che è davvero delicato sul viso, cioè fa una bella azione dei gommage, però non va a irritare la pelle, anche perché ha, non so se si riesce a vedere, tanti microgranelli che troverò ovunque, ma voi non vedrete mai ovviamente, tanti micro... Eccoli qua. Tanti microgranellini che però non si sentono appena appena, poi sono tutti sferici, quindi è molto delicato. Quindi sul viso mi è durato una bustina, mi è durata 2 settimane perché ho fatto mezza e mezza ed è andata cioè, per tutto il viso proprio, quindi non sono stata lì a elemosinare sul prodotto. Era abbastanza. Che dire, il prodotto mi sono segnata che costa 14,99 per 200 ml di prodotto. Per il corpo io assolutamente vi dico no,
Per il viso invece, sì, mi è piaciuto molto. Forse non lo userei in questa stagione perché con l'inizio dell'abbronzatura è un po' troppo aggressivo, però per tutto l'anno io una volta a settimana mi sono trovata davvero molto bene. E parlo ora di un prodotto che fino all'ultimo sono stata lì a pensare se metterlo tra i top o tra i flop, perché non mi ha convinto, però ha un inci completamente verde. Quindi lo mettiamo tra i top, ma alla sufficienza appena appena. Si tratta del addolcilabbra dell'Alchemilla, questo è il nocciotella. Allora, intanto ha, come vi ho detto, un inci completamente verde. Profumo di sembra la Nutella, va bene, nocciolata, crema di nocciole, è una cosa fantastica. La profumazione è da mangiare. Finisce lì, perché è poco idratante, idrata davvero poco e comunque si ha una consistenza molto morbida e molto appiccicosa e tende anche un po' a sbavare, quindi io lo uso la sera perché di giorno dovrei applicarne pochino proprio perché sennò tende a fare anche la riga bianca e non mi piace proprio per niente, però il profumo per il profumo ed lo applico alla sera e così non ho problemi di sbavatura o di chissà che. E, però se ho le labbra molto screpolate devo fare un po' di applicazioni perché è davvero delicato e poco idratante. Unica cosa, l'inci. L'inci è davvero una cosa fantastica, il profumo anche, però sempre con l'inci completamente verde ho trovato altri prodotti più idratanti di lui, quindi parliamone un attimo. Diciamo che è anche low cost, non costa tanto, 1,95 euro se non sbaglio, mentre gli altri che ho trovato con lo stesso inci costano il doppio e quasi il triplo, quindi ok, ci sta. E ve lo metto tra i top appena appena perché forse potrebbe piacervi. Mettiamola così. Il profumo fa venire fame, non usatelo se siete a dieta, quindi. Prodotto che invece sono sicurissima di mettere tra i top è questo shampoo dell'Yves Rocher. Me l'ero scordata perché l'ho già usato in passato, ma non so se ve ne ho parlato, quindi avevo questa mini taglia e ve ne parlo adesso. È lo shampoo riparatore per capelli secchi. È ovviamente uno shampoo dell'Yves Rocher senza siliconi, senza parabeni, senza schifezze, e lo vedete anche dall'inci. Secondo me è uno dei migliori shampoo in circolazione. Intanto ne ho provati tanti, anche perché io durante il tempo li vado ad alternare molto, quindi una settimana uno, una settimana un altro, quindi ne cambio davvero tanto. Questo è quello che alla fine, chissà perché, provandone così tanti me ne ero un po' scordata, ma appena l'ho provato la prima volta ho detto: è lui! Ecco chi era! Sì, lui lo adoro. Perché pulisce benissimo i capelli e basta pochissimo prodotto. Vi dico solo che questo, che è un 30 ml, mi è durato più di un mese e io mi lavo i capelli 2 volte a settimana. Ti pulisce bene i capelli, li lascia morbidi, li lascia idratati, luminosi, non li appesantisce, non li sporca. Io ho i capelli tendenzialmente secchi sulle punte e grassi sulla cute, ho anche i capelli misti. Vabbè, e comunque li idrata benissimo e non li appesantisce. Che dire, a me piace tantissimo. Me ne ero un po' scordata perché, come vi ho detto, ne provo tantissimi. Ma ora che l'ho ritrovato, torno a ricomprarlo perché credo che sia il mio shampoo preferito da sempre. E poi ha un buon inci e non costa neanche tanto. Quindi, sicuramente, questo è un super, super top. Con i top avrei finito, ma una cosa velocissima perché ho provato proprio adesso questo profumo del Yves Rocher sempre e questo è il Common Evidence Le Parfum. Normalmente i profumi da donna non mi piacciono, questo è una meraviglia perché non è troppo femminile, è bello deciso, è intenso e soprattutto sapete che queste bustine hanno la salviettina dentro che io comunque ho conservato perché va a finire in un cassetto. E anche il giorno dopo rimaneva sui vestiti, quindi fantastico. Anche quel giorno dopo ti vai ad usare, lo senti bene, quindi fantastico. Chi non è amante dei profumi troppo fioriti, fruttati, provate ad andare ad usarlo, perché questo secondo me vi può piacere. A me è piaciuto tantissimo. E questi erano davvero tutti i top del mese di giugno, sperando che esca un po' di sole e di caldo. Fatemi sapere se li avete provati, come vi siete trovate.
Come sempre, spero sia stato utile e se vi è piaciuto il video, mettetemi un like e iscrivetevi al canale, così non perdete le prossime recensioni. Alla prossima, ciao!